Questa striscia di Piero Cohen, 10 successi su 11 panchine a Chieti. E diciamolo subito, adesso in città si sogna in grande. Ma innanzitutto voglio ringraziare di nuovo il nostro coach che ha fatto veramente un lavoro molto importante. Oggi possiamo veramente dire che è ufficiale questo secondo posto. Chiaramente in 11 gare ci sono state 10 vittorie, l'unica sconfitta con Sansevero, però avevamo due mancanze. E chiaramente poi sarebbe anche bello rigiocarsela questa partita con Meluzzi e con Migliori. Grazie a Cohen, grazie al pubblico di Chieti che oggi sinceramente può sognare ed è giusto che sogni. Presidente Marchesani, se dovesse dire dopo 11 partite qual è stata la novità importante che ha portato Cohen, cosa mi risponde? Ma innanzitutto il fatto di aver dato quella consapevolezza ai ragazzi di essere comunque qualitativamente forti. Oggi vedo comunque un gruppo coeso, compatto, un gruppo determinato, un gruppo cosciente e consapevole della propria forza, dei propri mezzi. Ciò che comunque, ahimè, non accadeva con il coach Sorgentone. Oggi è palese il lavoro ben fatto, ecco, di Piero Cohen, perché comunque vediamo un roster dei giocatori che sono completamente l'opposto di quando prima che non arrivasse. Cioè, oggi sono ragazzi determinati che mettono l'anima in campo, c'è molto rispetto, vedo uno spirito di aggregazione molto molto importante che ci porterà sicuramente a dei risultati eccellenti. Non si parla mai dei singoli, presidente, soprattutto un presidente non deve mai farlo, però sono io a dover sottolineare come i numeri di Fabrizio Gialloreto siano davvero importanti. Il capitano sta facendo un grande campionato. Assolutamente sì, e se devo dirti la verità, in questa seconda parte della stagione, ovvero da quando è arrivato Piero Cohen, e tu mi confermi che Fabrizio sta giocando davvero capitano perché è stato decisivo nelle partite importanti, vedi Fabriano, vedi Pescara, vedi domenica scorsa contro Nardò, quindi oggi sta giocando davvero capitano. Questi sono i numeri che lo dicono, no? Presidente, le voglio chiedere un'altra cosa, le voglio chiedere proprio per sottolineare la forza della sua società. Lei prima diceva vorrei rigiocare la partita con Sansevero, con Meluzzi e con Migliori. Parliamo di Franco Migliori. La società voleva un rinforzo in un mercato difficile perché non ci sono giocatori liberi, voleva un rinforzo, ha bussato a Montecatini, ha fatto quello che doveva, ha portato il rinforzo. Questo significa che la società è molto forte. Ma in effetti noi abbiamo bussato a Montecatini, chiaramente c'è stato anche un volere, ecco, di questo giocatore di voler venire da noi, c'è stato il desiderio da parte di coach Cohen, poi è stato bravissimo Michele Paoletti a chiudere l'operazione. È chiaro che la società ha dovuto fare un esborso economico non di pochi euro, però noi siamo stati pronti, reattivi a tutto ciò che ci ha chiesto Piero Cohen e Michele Paoletti, e la società è stata subito lì pronta per pagare il dovuto a Montecatini. Ecco perché, parlando di basi societarie forti, a volte ti permette anche di chiudere delle operazioni che magari il mercato non consente. Presidente, a proposito di mercato, se dovesse arrivare un'opportunità importante entro il 28 febbraio, la società è pronta a coglierla oppure l'organico è questo fino alla fine? Opportunità importante sì, però parliamo di under, perché comunque oggi la squadra ha raggiunto un equilibrio molto importante e interessante soprattutto per il proseguo del campionato, quindi un under importante sì, anche di spessore, di valore, quello non c'è problema, però andare poi a togliere degli equilibri, a spostare degli equilibri che oggi la squadra ha acquisito in diversi mesi non è il caso, insomma, non è il caso nostro. Presidente, si sente di promettere, noi proveremo subito a fare qualcosa di grande, intendo il salto di categoria? Innanzitutto il salto di categoria io lo avevo pronosticato già a settembre, il giorno della presentazione, anche non conscio un po' di tutte le situazioni delle squadre che comunque completavano, diciamo, il nostro girone. Oggi voglio dire che alla base di tutto ci sarà un rafforzamento, un ampliamento della base societaria. Ancora? Assolutamente sì, perché non si finisce mai di rafforzare le società, le basi economiche, perché poi sono quelle che ti danno sostanza.
sostanza e ti danno anche progettualità, quindi questo avverrà a brevissimo e chiaramente poi con questo ampliamento della base societaria potremmo dare il là anche a delle cose molto molto più importanti. Un segreto che ci può anticipare? Qualcosina? No, no, diciamo di personaggi importanti che navigano già, girano già nell'entourage della società e persone che sono comunque al centro dell'imprenditorialità di Chieti. Un nome che entrerà in società? Ma adesso non lo dico perché ci sono più di un nome, c'è più di una persona, quindi è un fattore molto positivo. Basket giocato, dicevamo di questa striscia importante con Piero Cohen, secondo posto ad oggi ufficiale perché comunque avete un 2-0 con Fabriano nello scontro diretto che in classifica Vulsa vi mette davanti a tutti. Dove vuole arrivare Chieti, Presidente? Io l'ho sempre detto, in A2, speriamo quest'anno, ecco, innanzitutto noi sogniamo e ci godiamo la classifica giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, intanto adesso abbiamo l'impegno di domenica a Campli che non dobbiamo sottovalutare, che comunque sia, è un impegno che comunque dobbiamo vincere anche per rafforzare e consolidare il secondo posto e dopo ci giocheremo tutto nei playoff. Io confido molto nella nostra squadra, è un organico molto competitivo e quindi noi ci dobbiamo, abbiamo l'obbligo di crederci. Entro il 28 febbraio arriverà un'altra bella ciliegina? Ma adesso dai, non è importante, ecco, questa ciliegina te l'ho anticipato prima, la cosa importante è, ecco, consolidare ancora di più la società. E un grazie che immagino lei voglia ribadire al pubblico perché l'ho detto a caldo subito dopo la partita. Ormai lo dico sempre, da inizio stagione un pubblico, come dici anche tu, di categoria superiore, è un pubblico che merita tanto. To share.